Buonasera, consueto appuntamento del mercoledì, in replica il giovedì pomeriggio con Zona 2, il nostro settimanale dedicato al campionato di Serie 2 di pallavolo femminile. Torniamo anche a uno studio tradizionale con due ospiti, le inquadriamo subito, sono Sara De Lellis e Elena D'Ambros. Buonasera, bentornate. Buonasera. Capitana e libero della formazione sambitese della CEDAT che milita in questo campionato di Serie 2. E dopo due mesi, ragazze, saranno due mesi, saranno state di non vittorie, non diciamo sì. di assenza di punti perché qualche punticino è arrivato, ma di sconfitte o comunque di non vittorie sicuramente sì. Due mesi pieni. Beh, dopo due mesi possiamo finalmente salutare il ritorno alla vittoria della CEDAT Sambite. È accaduto domenica scorsa in Calabria a Soverato. E allora, rompiamo subito gli indugi e parliamo di questa partita che era particolarmente attesa, visto insomma che era un derby del sud sicuramente, ma era un derby che metteva in palio punti pesanti, soprattutto per il San Vito. Sara. Beh, sicuramente noi abbiamo bisogno di punti e dobbiamo sicuramente rialzarci un po' perché l'obiettivo della società è sicuramente la salvezza del campionato, quindi... sì, è andata bene, ci volevano questi tre punti, sarà stato il gelato anche la sera, ovviamente la sera prima, che ha portato bene, no? Insomma, beh, tra l'altro poi un gelato Soverato è quasi d'obbligo, vero? Sì. Sembra che sia... Voi l'avete assaggiato, com'era il gelato, Elena? Decisamente buono. Vabbè, una particolare... Nocciola e pistacchio, devo dire, spettacolari. Quindi, ha portato bene, allora avvisate adesso i dirigenti perché anche per le prossime partite si faccia prima un salto a Soverato al gelataio. Peccato che la strada è un po' bruttina. È un po' bruttina. Ma anche San Vito, non c'è problema. Sì, perfetto, va bene, allora. Quindi un 3-0 che ha ridato entusiasmo, vedete anche sul volto delle nostre ospiti, sicuramente c'è un sorriso in più rispetto alle altre volte, forse era di circostanza quando venivano qui, adesso però è un tantino più... No dai Raffaele, è sempre un piacere. È sempre dai. Un piacere, grazie. Adesso. E allora, 3-0, a Soverato che non era facile tra l'altro, Soverato che però era reduce da un'altra sconfitta, ma soprattutto Soverato che alle prese con qualche problemino, intanto vediamo partire le immagini proprio si riferiscono alla partita, e al Palazzetto Soverato, ecco lì in fondo, non sono nitidissime le immagini quindi non potete distinguere bene, ma lì in fondo allo schermo vedete quell'angolo è occupato da un manipolo di tifosi sambitesi, anche questa è una bella sorpresa, vero? Sì, 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 sicuramente non me l'aspettavo, che nessuno mi aveva detto niente, quindi quando l'abbiamo visti là... li ringraziamo per il sostegno che ci hanno dato per questa partita. E beh, sobbarcarsi quasi 400 chilometri per un'incognita, perché insomma non si sapeva poi come andava a finire. Sì, tra l'altro so che al ritorno hanno anche sbagliato strada, insomma. Ah sì? E quindi dove sono andati? In Sicilia, no? Non lo so. Spero di no. Hanno preso le indicazioni di San Vito vicine. Insomma, domenica staranno a San Vito, spero, nel frattempo, perché c'è il prossimo impegno. Scherziamo dunque, però ecco, torniamo a parlare seriamente di questa partita che, come dicevamo, insomma, rappresentava, non dico un'ultima spiaggia per la CEDAT a San Vito, ma sicuramente una tappa fondamentale. E averla affrontata con il piglio giusto, al di là delle scaramanzie, al di là del gelato, al di là di tutto quello che volete, insomma, c'è stata comunque una squadra che in campo... E soprattutto una squadra che era al completo finalmente, che poi era un po' quello che diceva la scorsa settimana ai nostri microfoni Cosimo Loredi. Con una squadra al completo io credo che si possano da allora alla fine ottenere 12 punti, gli ha detto la settimana scorsa. Tre li abbiamo già messi in cassaforte, ne restano altri 9 da giocarsi in queste 7 partite, rimangono poi alla fine del campionato, della regular season. E l'obiettivo, mi diceva Sara De Lellis, è quello di evitare ovviamente la retrocessione. Si evita come? Rimanendo in questa quart'ultima posizione, rimanendo con un margine di distacco tale da poter affrontare quello che sarà poi, credo, uno scontro davvero particolarmente ostico, un altro scontro diretto, quello che è in programma la prossima, non questa, la prossima domenica, in Campania contro il Ponte Cagnano. Riesaminiamo, anzi, entriamo nel dettaglio di questa partita di Soverato per dire, lo dicevamo prima di andare in onda, non è stata caratterizzata da una ricezione particolarmente brillante, vero? Lo chiedo alla palleggiatrice. No, però, cioè, abbiamo retto abbastanza bene, però sicuramente abbiamo fatto prestazioni molto migliori, ricezione in altri. Nonostante questo, però, insomma, la squadra ha risposto molto bene, cioè, il gioco è stato vario, efficace. Hai distribuito preziosi palloni, insomma. Ci sono state le giuste scelte. Abbiamo bloccato bene i centrali, abbiamo bloccato bene la Glod, insomma, abbiamo fatto a muro le giuste scelte. Infatti, poi vediamo che i centrali anche hanno murato abbastanza bene. Insomma, eh sì, infatti, rispetto
al solito, insomma, è stato un po' più alto il livello del muro. Top scorer Marina Kovace con 18 punti, seguita da Silvia Segalina che si è imposta con 12 punti, una buona affermazione della giovanissima Silvia, alla quale, se non mi sbaglio, tu ogni tanto davi il cambio in seconda linea. Oh, sì, sì, entravo per la ricezione, la battuta e mi facevo le tre zone dietro. E poi al cambio. Peraltro, tornavo. Ecco, Lorea ha utilizzato anche Clara Izzo, l'altra palleggiatrice. Sì. Che scoperta, sì. Perché, ecco, forse nemmeno la squadra avversaria se l'aspettava queste mezze rivoluzioni tattiche. Spiegacele un attimo. Nemmeno io me l'aspettavo. Ah, nemmeno tu. Clara Izzo ricezione. No, no, forse sarà abituata anche dal fatto dell'estate col beach, insomma, è comunque abituata un po' di più a ricevere, no? Comunque credevo. Poi credo non abbia iniziato da palleggiatrice, se non ricordo male, no? Come ruolo. Forse un attaccante. No, lei è due anni, se non sbaglio, che appunto, fa la palleggiatrice. Quindi ecco un background importante. No, comunque ecco, regge bene il campo, non prende ace diretti ricezione. Certo, magari non mi aspetto la palla super precisa perché ancora insomma si allena da poco ricezione, però il suo lo fa, cioè tiene palla, non prende ace, ecco, gioca pulito. Quindi una scoperta anche per voi stesse, e quindi un motivo in più anche per poter sorprendere le nostre avversarie, che insomma poi alla fine conoscono la squadra per quella che è stata fino adesso. Queste novità probabilmente spiazzano anche gli avversari. Domenica probabilmente giocherò da attaccante. Magari. Peraltro anche, lo abbiamo detto in qualche altra occasione, sia tu che la Benato, quando non ha svolto il ruolo di libero lei, lo hai fatto tu e lei è entrata così come hai fatto tu, anche in battuta vi siete fatte insomma, sì, rispettare, sì, battuta. E ti è piazzato qualche ace in questa stagione. Sì, sì, ne sono arrivati. Insomma, e per un libero di professione non è male. Non è male. No. Non è male. E quindi, dall'altra parte della rete, Sara, vi aspettavate... Dunque, intanto mancava Diomede, bisogna dare a Cesare quello che di Cesare. Soverato senza Valeria Diomede è, insomma, un soverato un tantino spuntato in attacco. Sì, obiettivamente, è vero? Diomede, sì, è una centrale. Un bel punto di riferimento, al centrale, insomma, sì, più, insomma, affermato ormai, un bel centrale. E i palleggiatori, tutte e due, insomma, so che avevano dei problemi. Tanto che Brevilieri le ha alternate. Per sì, ginocchio, le alternate, sì. Infatti, così... E niente, per il resto hanno fatto il loro, perché la Glod, me la ricordo sempre così, bella attaccante, non molto potente, però il fatto suo lo sa. L'altro centrale, Crozzolin, i suoi punti comunque se li è fatti, poi l'abbiamo gestita molto bene. Poi... Credo che la differenza sia stata la nostra motivazione nell'entrare in campo, perché comunque noi avevamo bisogno di vincere questa partita, invece loro, che comunque sono salve matematicamente, sicuramente non avevano la nostra stessa grinta di entrare in campo per vincere la partita e conquistare questi punti. Beh, le motivazioni valgono parecchio, no? Soprattutto in questa fase del campionato, quindi bisognerà stare attenti anche che le nostre dirette avversarie, concorrenti, insomma, non, come dire, incontrino squadre demotivate e quindi trovino facile poi, terreno. Insomma, anche noi il recupero di Marina, che la settimana scorsa non era proprio in formissima, adesso comunque già 2 settimane che si allena quotidianamente, quindi... Beh, insomma, tutto conta, fa brodo. Conta, sì, sì. E peraltro bisogna dire che l'approccio alla partita è stato quello giusto, anche se poi nei primissimi scambi del match ha avuto la meglio il Soverato, perché si è portato subito avanti addirittura 6-2, tanto che Cosimo Re ha dovuto subito interrompere il gioco per dire: ragazzi, che stiamo facendo? Anzi, che vi ha detto? Vi ricordate che vi ha detto in quel primo time out? No. No, no. Però sicuramente avrebbe detto: ragazzi, qui stiamo per giocare e vincere. Sicuramente, non sembra, sì. E poi, niente, poi lotto pari, però il più bel momento, anzi quello decisivo per aggiudicarsi il primo set è stato a ridosso del primo timeout tecnico, si era sul 14 pari e la CEDAT ha infilato un break di 7-0, che non è poca cosa, soprattutto fuori casa. Nell'ordine un punto di Kovaceva, un tap-in di Radiceva, le due bulgare, un muro di Segalina, un pallonetto di Radiceva, ancora un muro, un ace di Clara Izzo, che è entrata nelle retrovie, è andata anche a battere bene. Un altro muro di Segalini, insomma 7-0 che hanno lanciato sul 21-14 la squadra sambitese. A questo punto era quasi pressoché obbligatorio vincere il primo set, che infatti è stato vinto per 25-21. Nel secondo invece, anche qui qualche accenno all'inizio di reazione del Soverato, poi nuova parità a quota 8, e poi c'è stato un batti e ribatti, anche qui intorno a 17 pari, si è arrivati a 17 pari, con una palla out che ha mandato Simona Rotondo, ex di turno, che sostituiva la Diomede nel reparto centrale del Soverato. Poi il sorpasso sambitese, grazie a Radice, al muro di Travaglini, insomma, fino al 25-21 firmato da Silvia Segalina. Nel terzo set, beh, dite la verità,
Un attimo di preoccupazione. Ecco, si è partiti bene, no? Questa, a differenza degli altri due, partita lanciata la formazione sammitese, 11-6 addirittura, Brevigliere ha chiamato time out, poi 15-9, un altro time out della panchina del Soverato e poi pian piano questo vantaggio che veniva rosicchiato. Volevamo animare la partita. Ah, era quello allora? Non la vogliamo lasciare troppo scontata. Ah, era solo quello allora il problema. Insomma, si è arrivati a un certo punto con il punteggio sul 23 pari, che in qualche altra occasione, anche in casa, ha fatto tremare i polsi un po' a tutti. E devo dire la verità, tremavano i polsi un po' anche lì a Soverato. 23 pari c'è stato, però il 24 è stato conseguito da Ani Radiceva e poi il 25, bisogna dire la verità, lo ha regalato Desiree Glod, che è andata a prendere un pallone impensabile, e l'arbitro giustamente, anche se non tutti gli arbitri magari su quel punteggio a favore della squadra che gioca fuori fischiano un tocco doppio, però era evidentissimo in effetti. Però quindi tremavano i polsi, dite la verità? Sì, sì, ci sono stati gli ultimi punti. Tu eri in campo, Elena, in quel momento? No, in quel momento ero fuori e gironzolavo per il campo. Come si viveva quel... No, tanta ansia. Un po' di fantasmi mi sono ricomparsi, sì, vero? Perché sì, 23 pari, adesso questi riaprono la partita e chissà come va a finire. Infatti. No, alla fine è andata bene. Va bene così. Anche se non ci fosse stato il punto alla Glod, dici tu, l'avreste... Che dici? Ma sì, comunque eravamo motivate. Anche perché Glod andava a prendere un pallone che doveva rimettere soltanto. No, quindi poi bisognava... era doppissimo tra l'altro. Sì, ma quando anche non fosse stato, avrebbe regalato comunque un pallone da giocare nel metà campo sambitese. Sì, quindi sarebbe stato poi, diciamo, abbastanza scontato alzare a chi? Magari nuovamente a Radiceva, che dici? Ma anche sì, o Travaglini, forse c'avevo Travaglini. Avevi anche Travaglini in prima linea, che però prima aveva mandato fuori un attacco in primo tempo. E quindi il secondo l'avrebbe messo giù di sicuro. Certo. Va bene, allora comunque è andata bene, quindi possiamo finalmente commentare, siamo anche entrati nel dettaglio approfittando della presenza anche della regista del gioco, di queste trame offensive della CEDAT San Vito in quel di Soverato. Ed è momento allora di vedere un po' come è andata l'intera giornata per capire che cosa poi è cambiato in classifica, che vedremo subito dopo. Cominciamo dai risultati di questo turno, che era l'ottavo di ritorno, e abbiamo detto che andiamo in ordine così come ce le propone la grafica: il Fontanellato ha battuto il Montichiari per 3-2, il Loreto ha battuto il Sala Consilina per 3-0, a Crema il Santa Croce ha battuto il Crema per 3-0, Crema prossima avversaria del San Vito, che arriverà quindi con il dente avvelenatissimo, secondo me. A Soverato il San Vito ha battuto il Soverato per 3-0, a Matera il Giavena ha vinto per 3-0 sul Matera, il Forlì ha battuto il Ponte Cagnano per 3-0, quindi Forlì che cerca disperatamente di rigenerarsi, anzi le notizie di stampa proprio delle ultime ore dicono che il Forlì ci crede, perché ha da recuperare 8 punti nelle 7 partite che rimangono a disputare ancora. Ovviamente sempre se noi rimaniamo lì. Perché... Chiaro, sì. Loro chiaramente fanno la corsa sul San Vito, ovviamente. Certo. Però il San Vito, a condizione che il San Vito resti lì. Ma il San Vito non resta lì, no? Immagino. Appunto. Torniamo alla grafica. San Severino che ha perso in casa contro Busnago per 3-0. Quel mercato San Severino che invece a San Vito riuscì a strappare la vittoria, lo ricordiamo. E poi Casal Maggiore che ha battuto il Frosinone per 3-1. Alla luce di questi risultati, la nuova classifica è la seguente, la vediamo subito. Giaveno 59 che allunga praticamente, perché il Loreto adesso è passato in seconda posizione a 55, il Crema è rimasto a 53, Casal Maggiore 51, Santa Croce 47. Busnago, che è l'unica che può ancora competere, obiettivamente parlando, insomma, non credo che il Montichiari possa fare un exploit in queste 7 partite, l'unica che può competere ancora per i play-off, e quindi sta giocando appunto su queste 4 che precedono, ma soprattutto sul Santa Croce, che è a quota 47. E ricordiamo che Santa Croce e Busnago saranno avversari in queste 7 giornate del San Vito, quindi la CEDAT affronterà squadre caricate. Ecco, il discorso di prima, altro che demotivate, bisogna puntare che anche contare anche su questo, vero? Certo. È importante. Adesso è bene comunque prendere punti un po' ovunque, cioè, ecco, cercare un po' di darci da fare, dove troviamo punti prendiamo e portiamo a casa. Eh sì, perché queste avversarie saranno motivatissime per gli obiettivi. Anche adesso domenica con Crema, insomma, Crema. Già un punto importante. Il Crema che probabilmente, anche se forse anche qualche vostra, non so se voi stessi o qualche vostra collega, diceva il Crema forse la squadra più, come dire, del campionato, la migliore. Voi di che parere siete? Sì, oddio, la migliore a livello... Sulla carta sicuramente. Sulla carta, bei nomi, insomma. Però poi vai a vedere come giocano, come... A me piace molto più Loreto come modalità di gioco, ad esempio. A me Loreto piace tantissimo. Non tanto Giaveno molto capolista? Anche Giaveno, però a me Loreto, ma già dall'anno scorso comunque, bella squadra, completa, ognuno fa il suo. Sì, forse molto di più di Giaveno, però...
insomma. Elena, secondo te? Sì, sicuramente sulla carta uno legge nomi come Togut, allora si immagina magari la squadrona che può puntare sicuramente i playoff da prima posizione, invece poi alla fine sul campo tutto cambia, è un'altra cosa. Torniamo alla classifica, quindi poi c'è, ecco, dopo questo blocco di squadre che puntano decisamente a recitare un ruolo di primo piano, poi c'è una zona di metà classifica che è abbastanza, ecco, sono le squadre che probabilmente d'ora in poi saranno un tantino demotivate. Montichiari 33, Soverato 32, Fontanellato 30, la Cedat lo affronterà nell'ultima giornata della stagione. Sala Consilina 26, anche questa sarà un'avversaria del San Vito, però verrà a San Vito se non ricordo male. Frosinone 26, ci sarà da far visita al Frosinone. Mercato San Severino è già venuto e purtroppo ha preso punti, 23. Cedat San Vito 22. La zona rossa, le squadre che se dovessero rimanere lì alla fine del campionato retrocederanno, sono Ponte Cagnano 17, Forlì 15, Matera 9. Allora, 22 San Vito, 17 Ponte Cagnano, Forlì 15. Matera, credo soltanto un miracolo probabilmente potrebbe, vero? No, la matematica sì, ancora non lo condanna. No, infatti. Però, insomma... Solo contro di noi anche sono venute belle accanite. Però Matera che ha vinto a San Vito. Perché è strano, insomma, perché giocando hanno giocato bene quando sono venute certo, a noi. Sì, sì. E un'altra credevo, squadra credevo, rispetto all'andata. Sì. Credevo che comunque qualche punticino in più lo prendesse, però va bene così. Oh, però questa lotta, quindi, questa lotta, Cedat, Pontecagnano, Forlì, 22, 17, 15, sono pochi ancora i punti tutto sommato. Che cosa possiamo prevedere? Sara. Ma ecco, sicuramente come ho detto dobbiamo prendere punti sicuramente contro le partite più difficili, quindi ad esempio già dobbiamo iniziare da Crema domenica. E poi comunque anche Pontecagnano sarà un bello scontro, lì insomma... Io dovremmo fare quasi punteggio pieno, perché comunque anche Pontecagnano si è rinforzato. E quindi niente, così bisogna prendere punti ovunque. L'idea di Lore di niente... beccare 12 punti fino alla fine della stagione? Ah sì, già abbiamo anzi, beccati, 9 adesso. Già abbiamo beccati 3, quindi si può fare, si può fare. Prendiamo. Si può fare. Certo, bisogna però stare attenti appunto a Pontecagnano e Forlì anche. Forlì, vi ripeto, loro sono gasatissimi, sono gasatissimi, quindi bisogna stare attenti davvero. Allora, a proposito delle prossime avversarie, delle squadre che sono lì nel limbo, direi io, Sala Consilina è una di queste. Abbiamo il servizio che ci giunge dai nostri amici partner del circuito televisivo che ci parlano di questa partita che il Sala Consilina ha perso però domenica scorsa in quel di Loreto, quindi in caso di una squadra che, come diceva il capitano Dell'Ellis, è una squadra sicuramente forse la più quadrata, ha perso nettamente per 3-0 come risultato finale. Però sentiamo com'è andata da questo servizio, prego. Una domenica da dimenticare per le tre salernitane impegnate nel campionato di pallavolo femminile di Lega 2. Come da pronostico, l'ST Lanef Loreto, una delle teste di serie del torneo, batte la punto del Sala Consilina con un inappellabile 3-0. Con questo successo la squadra marchigiana resta attaccata al treno playoff, balzando al secondo posto in classifica, a 4 punti di distanza dalla capolista Giaveno. La Puntotel resta invece ferma a quota 26 con sulle spalle una sconfitta nonostante un buon match come dimostrano i parziali 25-23, 29-27 e 25-15. Le ragazze di coach Iannarella hanno dato del filo da torcere alla Marchigiane per tutta la partita senza mai cedere alla netta superiorità tecnica e fisica di una delle squadre favorite per la promozione in Serie A2. Nel primo set parte bene il Loreto che si porta subito avanti riuscendo a guadagnare un vantaggio di 9 punti, margine che viene ridotto grazie al ritorno della Puntotel che per poco non riesce a raggiungere e superare il Loreto che si aggiudica il set per 25-22. Combattutissimo anche il secondo set, i due sestetti si giocano la frazione di gara punto su punto. Quella che si vede sul parquet del Palasport Serenelli è una bella pallavolo, si arriva al 24 pari, nessuna delle due squadre riesce a spuntarle, si va avanti ai vantaggi sul 27 pari, il Loreto riesce a conquistare i due punti necessari per aggiudicarsi anche il secondo set per 29-27. Le cicognine tentano il tutto per tutto nel terzo set, ma capitano Ronconi e compagni non possono fare nulla contro la potenza di fuoco della squadra neovincitrice della Coppa Italia. Il terzo set per le ragazze di coach Pistole è una passeggiata, sono sufficienti 30 minuti di gioco per mettere a segno i 25 punti necessari per vincere set e partita. Abbiamo giocato un buon match, dichiara il presidente della Puntotel Giuseppe Sarno, peccato per il risultato troppo amaro per noi, avremmo meritato di vincere almeno un set, siamo comunque soddisfatti per l'impegno dimostrato dalle ragazze al cospetto di una delle più forti squadre del campionato. Ora pensiamo al prossimo match casalingo con il Montichiari, sarà una vera e propria battaglia assolutamente da vincere.
Una delle squadre più attrezzate del campionato, diceva anche questo servizio. Loreto, che ricordiamo, ha vinto per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia, insomma, quindi questo dà ragione a quanto diceva Sara De Lellis sulla forza di questa squadra. E Loreto, vabbè, per San Vito è stata una tappa da dimenticare, immagino, vero? Sì. Sì, ma nemmeno la ricordiamo. Da dimenticare completamente. Vediamo invece che cosa c'è da ricordare come tappe. Cominciamo dalla prossima tappa, quindi esaminiamo il prossimo turno di questo campionato di Serie 2. Nona giornata di ritorno, si gioca domenica prossima e vede questo scontro tra Casamaggiore e Loreto. Che ne pensate? Chi la spunta? Casamaggiore gioca in casa, No, ma lo sai, io sono di parte, te l'ho appena quindi, detto, Loreto. Va bene. Sì. Tu, Elena? Loreto, secondo me. Sala Consiglia Montichiari, questo è uno scontro tra formazioni che ormai, voglio dire, non hanno poi da dire moltissimo più al campionato, immagino, vero? No, infatti, comunque... Quindi, un 3-2. Frosinone Fontanellato, idem? Sì, idem. 3-2 anche qua. Saltiamo. 3-2, sì. Saltiamo. Sì. Santa Croce Forlì? Santa Croce. Anche per ovvie ragioni, vero? Per ovvie ragioni. Giaveno Soverato? Giaveno 3-0. Dovrebbe, se il Soverato non recupera Diomede, insomma, sarà triste davvero, sarà dura. Busnago Matera, anche 3-0. Qui. Pronostici da vigilia sono tutti. Pontecagnano Mercato, che mi dite? Che mi dite? Una bella partita. Che se, come dici tu, che Pontecagnano sta in ripresa, però insomma. Noi speriamo. Io sono perda. Fiduciosa, spero il mercato. Quindi. Sì, 3-0. Oppure una posta che si divida, che dite? Ma no. Forse no. Mercato. Un 3-0. Un altro 3-0. Abbiamo saltato una gara, c'è Data San Vito Crema. Non vogliamo mettiamo parlarne. Un punto interrogativo. Non vogliamo parlarne, parliamone. C'è Data San Vito Crema, parliamone, su. Allora, dopo la vittoria che ha Soverato, dai, la squadra scende in campo, che dite? No, la squadra c'è, ovviamente, come dice Cosimino, salvo infortuni, per carità. Certo. E quindi sicuramente, io spero, ecco, qualche punto di Crema. Crema è una bella squadra, è una corazzata. Ecco, non illudiamoci adesso. Assolutamente no, non illudiamoci. Peraltro, insomma, giusto per ricordare qualche nome, c'è la centrale, la statunitense Paolini, Lauren Paolini. E poi c'è la Togut, che insomma la pluridecorata, ha i suoi anni. Comunque ha i suoi anni. Abbiamo giocato bene. Sì, Crema, i primi due set, infatti. Poi c'è la palleggiatrice, dunque c'è la Nicoli e c'è la Rondon. Sì. 1,90 m. Di palleggiatore. Sì. Di palleggiatore, 1,90 m di palleggiatore, detto così. Poi c'è, chi c'è più? Il nuovo libro è Carla Rossetto, tua corregionale, vero sì, Elena? Sì, una sandoratese. Ah, proprio? Direi. Quindi sì, proprio di Sandorate. Ha giocato a Conegliano. E poi c'è Manuela Secola, anche lei insomma è un nome. Però ecco, sono ragazze che insomma hanno, Manuela Secola del 77, quindi ha già le sue belle 34-35 primavere. Che vuol dire però anche avere 35 anni di esperienza, in effetti. Non soltanto... La nostra tattica sarà farle stancare. Quindi bisogna portarle al tie break. Ma sì, portiamole al quinto set, via. Portiamole al tie break. In effetti nei precedenti, allora c'è stato, all'andata c'è stato un 3-0, però con i primi due set giocati molto bene. Testa che a testa. Adesso, sì, non ricordo bene la partita, però insomma mi ricordo, ecco, sui due set proprio veramente belli, insomma, che stavamo lì per magari sfilargli almeno un se puntino. Può consolarvi, lo scorso anno, i precedenti della passata stagione, ci fu la vittoria per 3-2 del Crema all'andata, nell'overture del campionato, e la vittoria del San Vito al ritorno per 3-1 in casa. Quindi, chissà. La mettiamo così? La mettiamo in così. In genere è così, non la storia di come si In genere, corsi e ricorsi, in genere dovrebbe essere così. E, comunque, in effetti, ecco, l'approccio deve essere quello giusto, ovviamente, per poter arginare questa squadra che comunque ha una forza d'urto davvero incredibile e che comunque sta puntando decisamente a piazzarsi nella migliore posizione possibile per i playoff. Posto che probabilmente, che dite, può ancora puntare al primo posto? Cioè il Giaveno, secondo voi, ha messo già in cassaforte la promozione o è tutto ancora da giocare? No, ancora tutto da giocare perché comunque, insomma, le partite da giocare ancora ce ne sono, perciò... però quindi è tutto aperto, insomma, è tutto aperto, sì. E per cui motivi in più per il Crema di riscaltare subito la sconfitta di domenica scorsa in casa contro Santa Croce. Ma secondo voi come è potuto accadere che il Crema abbia perso in casa? Comunque Santa Croce adesso sta giocando molto bene. Io infatti scontato Crema, vince Crema. Io ho detto assolutamente no, secondo me 3-0 Santa Croce, infatti così è stato. Sì, è proprio visto che insomma la squadra, poi conosco anche il palleggiatore di Santa Croce, quindi ho avuto modo di parlare con lei e mi ha detto no, che stanno in bella ripresa, quindi stanno giocando bene in questo periodo.
Allora, adesso chiudiamo un attimo la parentesi Serie A2, parentesi CEDAT San Vito, per aprire una parentesi riservata ai problemi più generali del movimento di vertice della pallavolo. Mercoledì scorso chi ci ha seguito avrà sentito che abbiamo tentato di collegarci in diretta con il presidente della Lega Volley Femminile, l'onorevole Fabris, che peraltro è stato anche ospite in qualche altra occasione ai nostri studi, per sentire un po' che cosa era accaduto nell'assemblea svoltasi la settimana precedente, appunto, la settimana scorsa, l'assemblea di Lega, delle società di Lega, che ha affrontato argomenti molto importanti per il futuro del movimento. Si è parlato di riforma dei campionati e quindi dei rapporti che bisognerà instaurare con la FIPA al riguardo. Si è parlato di nuove norme per l'ammissione al campionato di Serie A2, che da quello che ci sembra di capire, insomma, prevedono un innalzamento anche dei, come dire, dell'asticella dei controlli e del pedigree per le formazioni che arrivano dalla B1 fino alla Serie A2. Il collegamento non fu possibile più in diretta perché purtroppo l'onorevole Fabris non era rintracciabile telefonicamente entro l'orario di chiusura della nostra trasmissione. Lo abbiamo poi ascoltato subito dopo e abbiamo registrato questa intervista, questo servizio che adesso vi proponiamo. Prego. Abbiamo definito la possibilità di riformare questo campionato di A2 che attualmente è convocato a 18 squadre, che però mai si iscrivono per i problemi. Abbiamo avuto modo di discutere anche in una vostra trasmissione, cioè il problema che le società che vengono promosse dalla B non hanno poi la forza appunto per potersi iscrivere alla Serie A, e questo è un risultato. Le altre cose su cui abbiamo lavorato è sostanzialmente l'inasprimento, chiamiamolo così, delle norme di ammissione al campionato, a partire dal fatto che appunto le neopromosse dalla B devono dimostrare di avere quella solidità economica che serve per poter competere in un campionato di Serie A. E poi altra richiesta alla FIFA in ordine soprattutto alla questione dell'Europa, nel senso che noi abbiamo avuto fin qua dei campionati, negli ultimi anni, dei campionati molto costretti dagli appuntamenti internazionali, Coppa del Mondo, quest'anno anche le Olimpiadi, per cui noi veramente abbiamo avuto dei campionati, quello di Serie 1 in modo particolare, che si è sviluppato in appena 5 mesi, e questo francamente è troppo poco per degli sponsor che investono nel vertice della pallavolo femminile. Presidente, leggevo del vostro comunicato al termine dell'assemblea che nel documento da presentare alla FIPAV ci sono richieste che mirano soprattutto a ridurre i costi per i club. Nel dettaglio di cosa si tratta? Innanzitutto noi vogliamo anche noi le nostre liberalizzazioni. Noi abbiamo una serie di vincoli che sono a questo punto molto esosi, molto costosi per le società, penso in particolare alla questione delle straniere. La federazione ci obbliga a schierare un numero che si va sempre più riducendo di straniere, e quindi per aumentare la quota delle italiane, e ci obbliga a schierare, quando schieriamo delle giovani straniere, di schierare nello stesso momento anche giovani italiane. Ora, tutto questo, lo scopo è evidente, e non è che noi non abbiamo uno spirito nazionale, come dire. Lo scopo della federazione è quello di far crescere i vivai. Noi su questo punto abbiamo un'opinione completamente diversa dalla federazione, cioè noi riteniamo innanzitutto che gli ultimi 10 anni della pallavolo femminile italiana, che sono stati i migliori sia per la nazionale che per i club, siano stati possibili anche grazie alle regole che abbiamo avuto in questi anni, che erano regole che consentivano il libero utilizzo delle straniere, che consentivano quindi in questo senso di far crescere le giovani italiane nel confronto e anche appunto nella competizione con atlete che vengono da altre nazioni, che hanno altri anche sistemi di allenamento, che hanno altre tecniche, che hanno tante cose da insegnare. Quindi è stato uno scambio fecondo tra le nostre italiane e le straniere che hanno giocato al campionato italiano. Ripeto, i risultati sono positivi, quindi noi non comprendiamo perché la federazione vuole cambiare le regole, renderle più restrittive. Quindi, Presidente, a suo giudizio, margini per un dialogo costruttivo con la FIPAV ce ne sono, sì o no? Guardi, i punti di partenza sono in questo momento molto distanti. Però quello che la FIPAV deve capire è che noi abbiamo degli investitori che investono appunto nella pallavolo di vertice perché si attendono dei risultati. Il fatto che noi quest'anno portiamo su 8 finaliste delle competizioni europee in semifinale, abbiamo appunto 3 squadre italiane su 8, dimostra che noi abbiamo fin qua saputo allestire delle squadre appunto competitive che se la giocano non alla pari, più che alla pari
con gli altri campionati. Campionati che non hanno il livello tecnico medio che hanno i nostri campionati, nel senso che nelle altre nazioni andate a vedere o addirittura non ci sono i campionati, penso agli Stati Uniti, o abbiamo campionati dove sono una, due, tre squadre, insomma noi abbiamo, penso alla 1 ancora, su 10, su 12 squadre ne abbiamo veramente 7-8 che giocano a livelli altissimi, non a caso tre di queste sono nelle semifinali appunto di Coppa. Quindi i punti sono distanti, ma io mi auguro che anche i risultati che possono venire dalle competizioni europee in qualche maniera convincono la federazione che ci devono consentire di fare quei cambiamenti che abbiamo chiesto alle norme. Diversamente noi assumeremo un atteggiamento molto rigido perché i club e gli investitori non sono disposti ad avere stagioni corte perché costretti appunto dalle competizioni internazionali, non poter muoversi liberamente sul mercato perché la federazione ci dà delle norme. Insomma, la federazione deve avere la consapevolezza che si rischia molto in questo momento perché le condizioni economiche generali sono note e sono quindi molto brutte, e quindi mettere ulteriori vincoli o volerli inasprire non ci consente di portare a casa i risultati che abbiamo mantenuto fin qua. Questa dunque è l'intervista all'onorevole Fabris. Abbiamo pochissimo tempo, però a me piacerebbe sapere l'opinione anche delle giocatrici, perché qui è politica sportiva, se vogliamo. Il Presidente diceva che gli investitori devono anche avere, come dire, un tornaconto, quindi un campionato molto ristretto, non da visibilità eccessiva. Le straniere, il confronto, la crescita dell'italiana. Ecco, sentiamo da chi questi ultimi 10 anni, che diceva il Presidente, sono stati d'oro per la pallavolo. Voi in questi ultimi 10 anni di vita della pallavolo ci state vivendo praticamente. Sì, anche se, esatto, anche ecco, se non le abbiamo vissute in pieno. Cioè, secondo me noi siamo entrati in un momento in cui la pallavolo è in crisi. Mm. E ci stiamo leggermente affermando ecco, adesso, no? E i problemi sicuramente ci sono. Se ne è cominciato a parlare, già è importante, però da lì, insomma, risolverli. Le straniere secondo te possono essere un freno per le italiane? Beh, sicuramente sono un freno, sicuramente, anche perché poi molte italiane vanno all'estero, molte straniere vengono qui in Italia, insomma, anche se molte volte purtroppo il campionato, cioè grazie a loro il livello è molto più alto, no? Elena? Per me è il primo anno in Serie A, quindi per me il primo approccio in questa realtà è un po' più seria della pallavolo. Sicuramente la B è un altro livello, quindi, però credo sicuramente che il fatto delle straniere sia pesante per noi italiane, perché comunque abbiamo meno possibilità di giocare, ragazze comunque che vengono a prendere il posto, siamo magari costrette, come appunto è successo molte giocatrici, andare all'estero, soprattutto anche per gli stipendi, quindi sicuramente sarebbe una cosa positiva per noi la possibilità di avere meno straniere qua in Italia. Beh, come vedete, queste sono le varie anime della pallavolo, perché poi se senti invece i dirigenti, le società dicono beh, con le straniere si risparmia qualcosa. Esatto. Quindi bisogna cercare di mettere tutti insieme. Non è facile, quindi sono argomenti davvero di grande portata che poi magari potremo affrontare più compiutamente. Però ecco, già avendo messo un limite alle straniere, insomma, già questo da diversi anni. No? Certo. Bene, noi chiudiamo qui il nostro appuntamento con Zona 2. Ragazze, l'appuntamento per voi in campo è per domenica prossima contro Crema al Palamacchitella. Beh, noi... Vieni Raffaele, sì. Certo, io vedo di esserci. Invitate anche gli altri però magari a essere dalla vostra parte in modo tale che ecco, sia una bella festa di sport, sperando di poter prendere qualcosetta. Sì, sarà sicuramente una bella partita. Ve l'auguro davvero. In bocca al lupo a Sara De Lellis e a Elena D'Ambros. Grazie a voi che ci avete ascoltato, anche seguito per questa settimana. L'appuntamento alla prossima. Buona serata. We'll be right back.